In Abruzzo tornano a riaccendersi i proiettori di Roseto Opera Prima, festival cinematografico per il riconoscimento e la diffusione delle opere prime audiovisive. Nato nel 1996 dal volere di Tonino Valeri proprio nell'omonima città abruzzese, dove quest'anno tornerà a splendere con la 26esima edizione realizzata dal Comune di Roseto degli Abruzzi in collaborazione con Fuoriluogo, con l'alto patrocinio della Regione Abruzzo e il sostegno della Fondazione Tercas, e che avrà luogo presso la rinnovata Villa Comunale dal 5 al 19 luglio. Ma quest'anno abbiamo cercato da subito con l'assessore Luciani, con la Giunta, di dare una veste innovativa mantenendo quella che è una storia straordinaria, perché sappiamo che ormai sono anni che questa rassegna rende Roseto unica. Negli ultimi anni, causa anche il Covid, si era persa un po' quella centralità. Allora abbiamo voluto ritornare alle origini, la Villa Comunale, abbiamo voluto riaccentrare quella che è il cinema e quindi la figura di Pino Stravioli, una direzione artistica, ma anche tanti giovani al suo fianco che possano curare e determinare quello che sarà, io credo, un evento unico. Quest'anno esperienza pilota nei nostri 5 anni, che poi dovrà diventare attraente e attrattiva, come dico sempre, anche a livello turistico, anche a livello di scelta della nostra città come località per le proprie vacanze di qualità. Nel fitto programma della kermesse si avvicenderanno film, documentari e cortometraggi alla presenza di attori e registi di grande rilievo. Media partner dell'evento, noi di Rete 8 seguiremo da vicino tutte le giornate della rassegna. La guida dell'evento quest'anno è stata affidata a Pino Stravioli, per la prima volta direttore artistico del festival. Ma più che guida, mi sento in qualche maniera un piccolo cicerone. Mi piacerebbe accompagnare ed essere accompagnato in questa avventura dalle persone che hanno avuto più esperienza di me. Io non sono di Roseto, racconto il cinema e lo spettacolo in generale in televisione, o lo faccio in prima persona. E quando mi è stato proposto, conoscevo Roseto Opera Prima, i suoi 25 anni, la sua nascita, Tonino Valeri, per cui l'importanza di questo festival. Poi mi è stato detto che viene restituita alla città la Villa Comunale, per cui che vivremo queste serate che non sono solo di cinema ma anche di libri, di incontri, di emozioni. E ho accettato con grande piacere. Io amo molto l'Abruzzo, la fortuna di essere il direttore artistico del Teatro Comunale di Atri, che è l'unico teatro ottocentesco della provincia di Teramo, per cui è una regione che amo moltissimo. Per cui venite a Roseto, a maggior ragione venite a Roseto durante Roseto Opera Prima.